Se c'è sulla terra e fra tutti i nulla qualcosa da adorare, se esiste qualcosa di santo, di puro, di sublime, qualcosa che assecondi questo smisurato desiderio dell'infinito e del vago che chiamano anima, questa è l'arte. La simbologia dei miei quadri fa spesso riferimento anche all'aspetto del sacro e del profano che si mette poi in stretto dialogo tra quello che è il conflitto tra il bene e il male. È una simbologia, ecco, che fa spesso riferimento all'alchimia, all'esoterismo. Un altro degli aspetti fondamentali delle mie opere è ecco, il conflitto, dialogo tra il bene e il male, che si evidenzia soprattutto nei corpi che popolano le mie opere. E il bene è evidente ecco, nelle forme armoniche che appunto trasmettono questo sentire. Invece il male viene spesso rappresentato come una deformazione fisica che però è una deformazione dell'anima e quindi che si riflette nel corpo. Ecco perché a volte poi si rivelano forme bestiali, deformazioni oppure spuntoni, corna, denti, che poi sono diciamo l'aspetto anche inquietante, se vogliamo porlo in questa maniera, delle mie opere. Il giudizio universale è una commissione che ho avuto tramite il mio gallerista Franco Senesi. Ecco, una persona con cui ho un rapporto di lavoro e soprattutto di amicizia ormai da anni. Oltre a essere il mio gallerista, quindi c'è un ottimo rapporto lavorativo, c'è un bel rapporto d'amicizia che è nato dal momento in cui ho visto la stima e la voglia comunque di crederci e di investire nei miei quadri. E questo ecco, mi fa sentire molto gratificato, mi dà sicurezza anche nel mio operare, nel mio creare opere. E questo per me è molto importante. Sul lato destro del quadro ho voluto rappresentare la colonna di Nannati con in primo piano la figura di questa donna che sta a rappresentare l'invidia con questo serpente che le divora le viscere. Subito dopo c'è la figura dell'accidia, quest'uomo che medita su se stesso e quindi tutto l'aspetto malinconico dell'uomo che muore quasi in questa figura raccolta. L'ira cerca di liberarsi dalle spire di questi serpenti che lo avvolgono e dall'urlo che lui emana fuoriescono delle mosche, insetti che generano la superbia che cerca di schiacciare la dannata che sta a rappresentare la gola. Quindi poi viene rappresentata la lussuria, questa donna che si abbandona totalmente ai piaceri della carne e quindi diciamo tra le braccia di questo demone che
trascina con sé tutte queste anime dannate e che stringe tra le mani un cuore sanguinante. Questo movimento più armonico di anime beate che stanno a rappresentare le tre virtù teologali di due amanti, con lei morente tra le braccia di lui, quindi la speranza di lui di rivedere in vita lei, che però viene contaminata dal male. La fede è rivolta di spalle a Cristo, non ha bisogno di vedere Cristo per credere in lui. È l'anima di lei che fuoriesce dalle spalle sotto forma di farfalle che si liberano in volo, che dà movimento alle due anime beate che stanno a rappresentare la carità, l'amore che poi, ecco, si libera in volo, e il corpo dell'anziano che si disfa e che diventano farfalle che attraversano poi la porta del paradiso, che viene rappresentata quasi come se fosse una porticina stretta tra due colonne. Al centro c'è la figura di Cristo, che è quasi come se fosse un direttore d'orchestra che dirige, ecco, questo movimento vorticoso di anime, e che lui con questo attrezzo cerca di separare i due mondi. Questo è il luogo in cui vivo, l'antichissima città di Sutri. È un luogo ricco di storia. È davvero la città che influenza molto la mia produzione di opere. C'è un'atmosfera particolare qui, un'atmosfera sospesa che ti mette in contatto lo spirito con la terra, e questa è una cosa che mi ha sempre affascinato. Riesce davvero a farti calare dentro te stesso per capire qual è la verità, la verità, ecco, del proprio spirito, della propria anima.